Ha preso il via oggi pomeriggio alle ore 17 allo stadio Aragona la nuova stagione della Vastese Calcio 1902. Dell'inizio della preparazione pre-campionato della squadra si sono occupati, oltre al mister Marco Amelia, anche l'allenatore in seconda Alessandro Moglioni, il preparatore atletico Fabrizio Pentenè e il preparatore dei portieri Luca Amelia. Questi gli convocati: portieri Lorenzo Bardini, Francesco Alonzi, Marco Di Rienzo; i difensori Giovanni Padovani, Andrea Perocchi, Gianluca Cacciotti, Alessio Pompei, Cristian Jarocci, Gianluca Pollace, Lorenzo Giorgi, Domenico Cardinale e Niccolò Minutolo; centrocampisti Cristian Stivaletta, Simone Fanelli, Daniele Ansini, Filippo Bardini, Francesco Esposito, Simone Logello, Gianmarco Ravanelli, Ferdinando D'Ercole, Pierluigi Colitti; attaccanti Federico Alonzi, Giuseppe Letto, Alessandro Zinni, Matheus Ribeiro dos Santos, Samuele Mastro Mattei; aggregati poi dalla Juniores Biancorossa Gino Gabriele, il portiere, Alessandro Di Virgilio, Mario Donatelli, Davide Giorgilli, Matteo Racciatti, Andrea Valerio; difensori per i centrocampisti Matteo Conti, Luca Ruzzi, Janusz Zerva; per gli attaccanti Nicolò Cauoti, Gabriele Budano e Nicola Troilo. Presidente Bonomi, prima sgambata stagionale, finalmente è arrivato il via. Avete lavorato tanto e sodo insieme fianco a fianco col mister Amelia, con l'ex DS e con il direttore generale. La squadra è stata costruita, non diciamo per vincere, perché non bisogna fare voli pindarici, però sarà una squadra sicuramente competitiva. Ma sicuramente sarà ad essere bravo il mister a far fare i risultati a questi ragazzi. Noi dalla nostra parte abbiamo fatto il massimo e, come si è detto al tuo collega, in questo è il quinto anno, abbiamo buttato le basi per fare solida questa struttura come Aragona, come impianto sportivo, come campo. E abbiamo sprecato energia anche a molte strutture, sia come i Gabrieline, sia come i Salesiani, che voi sapete. Stiamo buttando le basi del settore giovanile, abbiamo fatto una fusione sia con Coppello e sia con la PGS Vigor Don Bosco, e soprattutto siamo affiliati con la Vastese Virtus da 3 anni. Questo per noi è tanta roba, c'è tanto lavoro da fare, e sicuramente ancora non abbiamo fatto quasi niente, però devo dire che siamo contenti di questo ottimo lavoro. Oggi si riparte, speriamo che, da vedendo l'anno scorso, sicuramente quest'anno c'è più ottimismo, c'è più voglia, e sicuramente con i piedi per terra, perché fare passi avanti non siamo capaci, però sono un tifoso e sicuramente qualche volta avrò sbagliato, ma in questi anni gli sbagli si sono fatti e siamo qua per correggerli. È stato rimesso a posto, c'è stato un restyling anche dello stadio, quindi pronto ad accogliere innanzitutto le prime amichevoli, ce ne saranno anche di lusso e ce ne saranno tante, e poi ad accogliere le prime partite, uno stadio ancora più bello. E questa è tanta passione che ci mettiamo noi, perché senza la bellezza di questo stadio penso che non possiamo parlare di niente. Sicuramente c'è tanto da fare, ci stiamo mettendo tante energie. Ci sono tante amichevoli da fare, siamo organizzati bene quest'anno, anche perché con la nostra società, che siamo una società credibile adesso, e questo non ha valore, come ho sempre detto, molte squadre, chi è tornato come Benevento sarà felice di tornare, come il Pescara, che ha buoni rapporti, che è stato anche il presidente, di fare questo triangolare. Perciò c'è tanto carne a fuoco, però sempre con calma e sempre come divertimento. Un ringraziamento va fatto anche agli sponsor e alla fine ai tifosi, che chiami come sempre a raccolta, e gli abbonamenti, e la campagna abbonamenti è aperta già da un po', si spera di farne tanti. Ma guarda, quello dipende soltanto da loro. Noi siamo qua, amiamo questi colori, stiamo qua dalla mattina alla sera, come ho detto, e speriamo di far bene, speriamo di portare entusiasmo, di portare più gente allo stadio e di crescere tutti quanti insieme, perché Vasto merita veramente altri palcoscenici. Direttore generale, finalmente si inizia. Avete lavorato tanto e sodo, un po' dietro le quinte, un po' a riflettori accesi. La squadra comunque è competitiva. Direi di sì, con l'operazione Dos Santos abbiamo completato il cerchio e adesso vediamo un po' di lavorare meglio nel settore giovanile. Lì abbiamo gettato le basi adesso con forse i più forti under che ci sono in circolazione. Adesso vedremo dal settore giovanile di fare
un altro tipo di lavoro più dedicato, soprattutto con le scuole calcio della zona. I ragazzi per la prima parte del ritiro si alleneranno qui a Vasto. Questo è stato voluto anche da Mister Amelia per far sì che la città senta i colori biancorossi sempre più vicini. Certo, la prima è quella come motivazione, la seconda è anche perché abbiamo cercato di reclutare più giovani possibili nella zona, ottenendo con i vari raduni ciò che stiamo portando avanti. Ci sarà poi, dopo la prima partitella in famiglia e il memorial comunque dei Marinelli, un'amichevole importante, anzi ce ne saranno diverse importanti tra Benevento, Pescara, Pineto. Questo comunque è un motivo di lustro e orgoglio anche per la Vastese. Beh, questo è ciò che ovviamente riflette sull'immagine di Mister Amelia. Quindi sappiamo che tramite lui possiamo accedere anche a incontri importanti. Vediamo di sfruttarli bene, dai. Dopo altre squadre, comunque in Abruzzo, Francavilla, Chieti, Arezzano, un figlio nato qui, hai comunque di nuovo un'esperienza con una squadra abruzzese, questa volta la Vastese. Sei chiamato comunque a dar peso all'attacco, ti senti pronto per questa nuova avventura? Sì, sì, sono prontissimo per questa nuova avventura qui a Vasto. Come hai trovato Mister Amelia? Sì, sì, no, ho parlato, l'ho trovato molto carico e questo è una cosa buona a tutti noi. Hai sentito parlare spesso dell'ambiente comunque biancorosso, dei tifosi? Sì, 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 ho sentito perché ce l'ho degli amici a Vasto, quindi conosco bene la piazza. No, il mio obiettivo personale è aiutare la squadra e poi aiutando la squadra arriveranno i risultati. Oggi inizia la preparazione, prima di gambata, come ti senti? Mi sento bene carico.